Ehi ragazzi, salve a tutti e benvenuti con questo nuovo vlog. È passato ben un mese dall'ultima volta, che era giugno, e infatti adesso siamo a luglio. Che cosa vuol dire questo? Niente, però è passato un mese, ci sono delle nuove domande a cui rispondere, eccoci. Naturalmente, prima di partire, come al solito, ci sono delle cose un attimo da regolare. Ci sono delle cose da dire perché, anche come benissimo penso avrete notato, giugno è stato un mese un po' traballante, un po' carente, un po' caronte anche con tutto il caldo che ha fatto. Non voglio addentrarmi troppo nei dettagli, però anche tra lavoro e altre cose non ho avuto tempo, ma soprattutto non ho avuto voglia di fare certe cose. Sia chiaro, questo non vuol dire niente, cioè vuol dire semplicemente che a giugno, come potrebbe essere anche adesso a luglio, come potrebbe essere ad agosto, comunque in questo periodo, soprattutto anche per il fatto che fa molto caldo, come benissimo penso sappiate anche voi e provate anche voi, con il caldo non si ha voglia di fare niente. La stessa cosa capita anche a me. Ebbene sì, e anche a Pino ogni tanto capita. Vero Pino, che anche te soffri il caldo? Eh sì. Questo vuol dire solo che alcune serie sono state messe, diciamo, in pausa, che poi non è neanche solo per quel motivo lì. Nel senso, giochi come Dark Souls 2, giochi come Monster Hunter World, sono in un momento del gioco in cui magari non riesco ad andare avanti perché c'è un qualcosa di troppo complicato, c'è un qualcosa che mi richiede molto tempo per essere fatto, tempo che purtroppo non riesco a dargli. Io per esempio vi dico, ho una registrazione di Monster Hunter da un'ora in cui non ho concluso niente, avevo una registrazione di Dark Souls di un'ora in cui non avevo concluso niente, che poi ho cancellato perché poi era proprio inutile. E quindi diciamo che se ho un po' di tempo per registrare, ho preferito dare precedenza a giochi che in questo momento mi ispirano di più. Come potrebbe essere attualmente God of War, come potrebbe essere Kingdom Hearts, giochi che magari riesco anche comunque a giocare, perché non sono bloccato lì e riesco ad andare avanti a portare un qualcosa. E niente, voglio cercare di essere un po' più libero, diciamo, di delle serie che voglio, e se una serie entra in pausa per un qualche motivo, che può essere qualsiasi motivo, amen. Cioè, nel senso, sapete comunque che io i giochi li finisco sempre, quindi il gioco, se entra in pausa, sappiate che finirà comunque prima o poi. E tutto qua. Adesso purtroppo è sempre un periodo del cacchio, perché estate c'è sempre un sacco di roba e la voglia di fare le cose cala sempre, ma non vi preoccupate perché prima o poi si risolve tutto. La stessa fine attualmente le stanno facendo le live. In realtà anche lì c'è un altro discorso da fare, ovvero che a luglio avrei voluto iniziare Zelda Twilight Princess. Nintendo sta facendo dei casini vari, poi vabbè, ne parliamo anche. Io non ci capisco niente, non ho voglia di fare le cose, sempre per lo stesso motivo di prima, e quindi non si sta facendo niente. Questo era in generale quello che sta accadendo in questo periodo. Non penso di dover aggiungere qualcosa, quindi partiamo con le domande perché sono un sacco. Riku Twile, c'è posta per l'anno, visto come le cose stanno andando dal lato Nintendo, tu vedi che ci sia ancora la possibilità di vedere un Direct prima di quello classico di settembre, che potrebbe anche quello venire cancellato? Oppure pensi che fino a settembre non avremo più notizie? E per quanto riguarda Breath of the Wild 2, che ho fatto una chiacchierata con Pinkolo, ho pensato che potrebbe addirittura venire posticipato al 2024. Questo lo dubito fortemente, cioè a meno che non esplode la sede di Nintendo, non penso. Spero di no, perché devo ancora uscire Pikmin 4. Secondo te vedremo notizie più facilmente al Direct di settembre Game Awards, oppure salteremo direttamente al Direct di febbraio, come fu i tempi di Breath of the Wild, che la data di uscita venne detta a gennaio 2017. Ci sono dei rumor che parlano di un Direct di Nintendo, diciamo semi importante, con comunque qualcosa di first party, qualcosina di third party, in arrivo a luglio. Ci credo poco soprattutto perché abbiamo già un sacco di cose in realtà, cioè abbiamo già i mesi pieni, soprattutto con l'ultimo Direct che hanno fatto, in cui hanno riempito anche ottobre con Mario Rabbids. Abbiamo un 2022 ricco di robe. Poi per carità, non c'è la roba che magari ti interessa perché non c'è quel gioco lì, non c'è quell'altro gioco lì, va bene, ci sta. C'è ancora il problemino di Bayonetta 3, perché Mario Rabbids avevano detto che sarebbe uscito entro il 2023, e così sarà, perché uscirà ad ottobre, mentre Bayonetta 3, anche quello lì, doveva uscire nel 2022, ancora non hanno detto niente, quindi o per quello lì faranno un qualcosina a settembre, magari a settembre dicono, fanno il Direct classico di Nintendo. Io non penso che quello lo salteranno, anche perché comunque c'è di mezzo la campagna di un po' tutti i giochi che ci sono, quindi per me quello lì non lo salteranno. Inoltre credo che sarà anche il momento ideale per iniziare a gettare le basi per la nuova Switch.
Per quanto riguarda Breath of the Wild 2, non penso che verrà rimandato, perché comunque è già stato rimandato e loro sanno che non possono permettersi, credo, un altro rinvio. Penso che siano stati anche abbastanza larghi con i tempi, dicendo primavera 2023. Così hanno proprio il tempo per fare le cose e non credo che lo rinvieranno. Più indizi, credo sicuramente in un direct di settembre che arriverà qualcosa. Qualcosa a tema Zelda metteranno, che poi magari non sia Breath of the Wild 2, Zelda lo mettono. Steph, c'è posta per l'anno durante il Direct Mini? Non l'ho ben capito. Portare Mario Rabbids Sparks of Hope? Non lo so. Volevo collegarmi anche con la domanda di Super Yoshi 2005. C'è posta per l'anno? Sarà scontato, ma non mi interessa. Devi assolutamente recuperarti Mario Rabbids. Non sai quello che ti perdi. Lo hanno sottovalutato in tanti e si sono ricreduti. Sto scrivendo questo mentre sto cagando. Vabbè, questo non c'entra niente. Mario Rabbids sono tentato di portarlo. Mi piacerebbe portarlo. Però so di mio che è un genere che non mi prende particolarmente, soprattutto anche da qualche video che ho visto, il gameplay non è quello che mi interessa, quindi non sarà subito, non sarà all'uscita, non sarà penso neanche quest'anno. Devo semplicemente entrare nel mood di quella tipologia di gioco, cioè se entro nel mood di quella tipologia allora inizio a portare anche quei giochi lì. Per adesso no. Roca Gorias, c'è posta per là, nella prima volta che lo faccio, quindi spero di averlo scritto bene, ma sì, tanto ognuno scrive come vuole, quindi va bene. L'anno il fiuto è conosciuto recentemente grazie a tutti di Xenoblade Chronicles 1, che è il peggiore che ho fatto penso, da quei pochi video che ho potuto vedere mi sembra simpatico come YouTuber, però ho notato una cosa. Secondo me esageri un po' troppo con le serie, nel senso che ti metti troppe serie in testa da fare e poi magari nel frattempo che fai quelle serie magari esce un altro gioco di quella serie che fai e quindi magari devi cambiare i tuoi piani. Se chiaro non è una critica, anzi è solo il mio pensiero che magari tu non hai. No, sono d'accordo. Comunque per il resto continua così, non vedo l'ora di vedere la serie su Xenoblade 3 e Bayonetta 2. Bayonetta 2 spero... in realtà spero non quest'anno perché è veramente già un anno pieno, però se esce Bayonetta 3 tocca portare anche quello lì. Per quanto riguarda Xenoblade 3, ragazzi, fine mese, è il momento. Comunque sì, concordo sul fatto che ho in mente troppe serie, ma che poi non è che sono troppe, semplicemente che io purtroppo mi sono perso un sacco di anni di giochi, non ho potuto avere delle console per giocarli, non ho potuto fare diverse cose, e ora che invece posso farlo, non ho il tempo per farlo. Poi sia chiaro, c'è sempre il voglio provare questo, non voglio che sul canale ci sia solo questo, e anche per una questione di non voglio che la gente mi segua solo per questo qua, voglio che magari qualcuno dica: cacchio, ma sai che quel gioco lì non lo conoscevo e invece adesso mi piace perché l'hai portato. Mi piacerebbe che la gente provasse a vedere anche altre serie, non tanto magari perché le ho portate io, ma anche di altre serie. Però voglio che la gente esca dal no, c'è solo quel tipo di gioco lì che mi piace e quindi seguirò solo quello. Anche se ammetto che a volte mi piacerebbe portare un solo gioco alla volta, cioè proprio il canale un video al giorno o due video al giorno che sia su un solo gioco, solo quello lì finché non lo si finisce, in quel modo riuscirei a capirlo meglio anche a volte, perché tipo passare da un gioco all'altro molto spesso mi scordo i tasti, molto spesso mi scordo cosa è successo la volta prima, è un problema. Lord Shadow, c'è posto per l'an, qual è il tuo deck preferito di Yu-Gi-Oh? Comunque sei un grandissimo mito. Yu-Gi-Oh, io quando giocavo Yu-Gi-Oh mi piaceva un sacco il mazzo Cyber Drago. C'ho ancora il mazzo Cyber Drago da qualche parte. Giocavo con quello lì e con quello degli eroi elementali, erano, credo, qualcosa del genere. Mi piacevano quelli lì perché erano diversi, erano tutte robe diverse e giocavo con quello lì. Poi vabbè, io ho smesso, credo, quando sono arrivate le sincro, per darvi un'idea. Gino, c'è posta per LAN? Pensi che prenderai mai una Steam Deck? Penso di no. O me la regalano, quindi se volete regalarmela Steam quando volete, ma ho già la Switch e per quanto sia molto meno potente in caso ho il computer, non sono un tipo che gioca da portatile. Pizzetta al forno, c'ho posta per la, ne hai mai pensato di fare collaborazioni con altri colleghi per magari ampliare i tuoi orizzonti youtubistici? Sì, ma non mi caga nessuno. Purtroppo la questione è sempre quella: o vai con qualcuno che non conosci e tipo dici vabbè, anche se non è conosciuto questo ragazzo non te ne frega niente, fai comunque dei video, però lì è sempre un ma chi sei? Cioè, nel senso, con chi sto cercando di fare un video? Mi piacerebbe fare un video con lui, non lo so. Se invece andiamo a guardare magari gente un po' più conosciuta, la gente un po' più conosciuta dice, ma chi sei? Però quello che dico sempre io è, ma scusa, ma se ci sono i miei video, ti vedi un po' di miei video? E quindi niente, probabilmente non c'è tempo e voglia di fare queste cose ormai. C'è Pino. Non vale Pino? No?
Ah, perché non ho il canale. Fon Karma, c'è posta per l'anno. Cosa ti ha spinto a iniziare a fare video e quanti anni avevi quando hai iniziato? Per diventare famoso hai usato qualche strategia particolare? Per diventare famoso? Cosa mi ha spinto a fare video? La noia, penso. La noia e la voglia di aiutare gente a risolvere... a risolvere i giochi. Avevo 14 anni, avevo iniziato tipo le superiori, mi annoiavo perché conoscevo poca gente e quindi stavo molto tempo su YouTube, vedevo gente che portava giochi e comunque parlava con qualcuno dei giochi e quindi ho detto voglio portare dei giochi per aiutare magari qualcuno che è bloccato in quel punto del gioco che io conosco bene e magari può servirgli. E nel mentre si parla di giochi con altra gente. Die Valley 005, c'è posta per LAN. Cosa ne pensi della scelta di Nintendo di fare prima un Direct dedicato solo a Xenoblade Chronicles 3 e poi un Partner Showcase? Prendendo spunto da rumor e leak vari, pensi che Switch Pro esista a questo punto? Sì. Invece a proposito di gaming, quando torneranno le avventure di Samsung alle prese con Elden Ring, che da un po' che non lo porti? La questione di prima è... più che altro è la voglia attualmente. Prossima live di Fall Guys, da dove arriva l'Anulf? L'Anulf arriva da una manata sulla tastiera e sono uscite lettere a caso. Fall Guys arriva la domenica. E mi piacerebbe provare due volte al mese a fare questo tipo di live, però attualmente non riesco, attualmente non posso. Per quanto riguarda il Nintendo Direct, io penso che dividere Xenoblade Chronicles 3 sia stata una buona cosa, perché comunque hai dato molto spazio a Xenoblade 3, che è un gioco che merita e rubava, avrebbe rubato molto tempo a un possibile Direct. Mentre per quanto riguarda il Partner Showcase non l'avrei fatto, in realtà non l'avrei proprio fatto, li avrei uniti magari ad un Direct un po' più corposo. Si potevano benissimo fare un Direct di 40 minuti proprio serio con first party, third party e tutta quella roba lì. Hanno voluto dividere anche quello lì e questo per l'appunto mi fa un po' pensare meno a un possibile Direct grosso da parte di Nintendo. Non l'avrei fatto e avrei unito piuttosto. Pinkalo, c'è posta per l'anno. One Piece Odyssey is possible, sembra molto interessante, anche se c'è il problema che te non sei in pari, quel gioco minimo coprirà fino a Whole Cake Island, non lo so. Speriamo vada bene come gioco, perché sembra il successore spirituale degli Unlimited, che ricordi i due Cruel Sui. I due Cruel Sui che tra l'altro prima o poi torneranno anche sul canale, penso che li faremo in live. Sono interessato a Odyssey, ho visto qualcosina, sì, può essere anche che non sono in pari, sicuramente anche perché io sono fermo da circa, credo 6-7 anni che sono fermo con One Piece, sono Dressrosa. Resta il fatto che prima vorrei innanzitutto finire One Piece Unlimited World Red e successivamente vorrei portare Wall Seeker, che anche quello lì dovrebbe essere della stessa famiglia. Non ho fretta, però is possible. Stefano 2009, c'è posta per la seconda te arriveremo ad avere 20 giocatori nel Club Strikers, perché adesso siamo solo in 4. Non credo arriveremo a 20, più che altro flop totale del gioco, e non hanno saputo gestire bene diverse cose che potevano essere gestite meglio e potevano carriare anche un po' di più il gioco. Adesso si vedrà se in futuro vogliono fare degli aggiornamenti, degli aggiustamenti, modalità varie, personaggi vari e tutto, perché sennò è morto. Cotex, c'è posta per LAN, porterai Rainbow Six Siege così mi faccio notare dalle squadre competitive e ti do un po' del guadagno? Non credo, cioè ci sono delle tipologie di giochi che non penso vedrete mai sul canale. Il link del 2010, c'è posta per LAN. Ciao LAN, due cose. Quando porti Super Metroid? Super Metroid sarà l'ultimo Metroid che porto, quindi prima me ne mancano credo un paio. Se nel mentre uscirà Metroid Prime 4, anche quello lì si porterà e successivamente concluderemo con Super Metroid. Conosci Brawl Stars? Conosco Brawl Stars, non è mai stato installato sul mio telefono perché era già il periodo in cui avevo smesso. Sono partito da Clash of Clans, sono arrivato a Clash Royale, ho smesso lì. Onorevole Andrago, c'è posta per LAN, possiedi delle opinioni sulla data di uscita di God of War Ragnarok? 9 novembre 2022, ragazzi, è un casino, dobbiamo giocarci. Adesso stiamo finendo già Ascension, che non durerà troppo, poi dobbiamo giocarci God of War 2018, che è il primo della nuova saga, vabbè, quello lì. Il tutto prima del 9 novembre 2022. È un casino. Porterai della Last of Us parte 2? Assolutamente sì. Chiudiamo con Final Hexa. C'è posta per LAN. Ciao Lenolf, mi saluti tutti gli amici e soprattutto Samantha. Ciao Samantha.
Buongiorno, benvenuti, Ancolotti Comandante. Von Karma, Ancolotti Comandante. Signor Comandante, un giorno pensa di cominciare un percorso di psicoanalisi? No. Alex Perci 7, Ancolotti Comandante, può fare una top 5 di giochi preferiti? Battaglia di Catti? Stefano 2009, Ancolotti Comandante, qual è il suo passatempo preferito? A me piace di molto di dormire e quanto io non mi dormire io di studiare per tecnica di combattimento per migliorarti sempre. Super Yoshi 2005, Ancolotti Comandante. Comandante, questa volta mi sono cacciato in un pecuaio. Volevo prepararmi una pasta col tonno. Solo che ho accidentalmente scordato come si cucina. Lei ha detto di essere grande esperto di cucina in tempi di guerra, no? Esatto, proprio così. Ecco, potrebbe rinfrescare di memoria. Per fare di pasta con dentro di tonno. E tutto fare di prendere di scatola di metallo. Di mettere sopra di fuoco con acqua dentro. Accendere di fuoco e aspettare di acqua che ti fare pollicine. Poi tu prendere di pasta. Tu potere prendere di pasta di lunca, non mi ricordo come si chiama quella di lunca di filo, e oppure di poter prendere di piccola di pasta, tu prendere di pasta che vuole, poi ti buttare dentro e poi mettere di quanto ti finito e tu potere ti mettere tonno. Andrea Rienti, Ancolotti Comandante, quanto incontreremo Cyber Comandante? Chi è essere Cyber Comandante? Ernano, Ancolotti Comandante, cosa ne pensa di Sicilia? Mai stato di Sicilia, dove essere di Sicilia? E con questo, ragazzi, io penso che per oggi possa essere tutto. Come al solito, se volete lasciare delle domande, non fatelo qua sotto, fatelo quando arriverà il box delle domande di agosto, penso, se non muoio. Io per il momento vi saluto, noi ci rivediamo prossimamente con un nuovo video, qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.